Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di ritrovare insieme a noi il capitano della Nuoto Catania, Nenad Kacar. Ciao Nenad, benvenuto, è un piacere averti nuovamente insieme a noi. Ciao Andrea, grazie per l'invito, è piacere mio. Nenad, è iniziata la stagione con il girone di Coppa Italia, siamo a poche ore dall'esordio in campionato e io inizio proprio da quello che è stato il primo impegno ufficiale. Quale eredità vi ha lasciato il girone di Coppa Italia che avete giocato a Siracusa? Coppa Italia è stato un test che ci ha fatto vedere in che stato di forma fisica eravamo. È stato comunque molto positivo perché giocare 3 partite ufficiali a 2 settimane dall'inizio di campionato è sempre una cosa positiva. Per quanto riguarda il nostro risultato e nostra prestazione, penso che obiettivamente in quel momento non potevamo fare di più perché vincere contro squadre come Ortigia e Palermo in quel momento non era reale. Se anche abbiamo disputato discrete partite, sia con Ortigia che per 2 tempi siamo stati in equilibrio, abbiamo avuto un calo in terzo tempo. A parte questa pecca, non abbiamo giocato male. L'indomani contro Palermo siamo stati un po' condizionati dall'inizio perché in primo tempo abbiamo preso la brutalità a sfavore e sicuramente dopo una brutalità del nostro primo difensore siamo poi stati un po' penalizzati, però tutto sommato non era così disastroso alla fine. Poi l'ultima partita è stata contro la Lazio che sicuramente non era al completo. Abbiamo vinto questa partita dopo 2 partite pesanti fisicamente. Sicuramente si è sentita molto la stanchezza che in quel momento di preparazione ha pesato sia per noi che per la Lazio. Abbiamo vinto, però sono sicuro che Lazio al completo, sotto allenamento, in campionato sarà sicuramente un avversario competitivo e da battere. Da queste prime partite sicuramente avrete avuto un'idea del lavoro che avete svolto fin qui. Inizio col chiederti quali sono gli aspetti del gioco su cui il gruppo può migliorare il suo rendimento. Sicuramente vedendo la statistica, sicuramente siamo poco efficienti in attacco. Dobbiamo lavorare molto su questo aspetto di gioco perché abbiamo realizzato pochi gol sia con Ortigia che contro Palermo. Sicuramente questo aspetto già stiamo lavorando e sicuramente che in questa fase di preparazione e all'inizio di campionato non dobbiamo mai sottovalutare la difesa. Non dico che la difesa va benissimo, però l'attacco è quello che va un po' peggio. A che punto è giunto il lavoro di preparazione, sia dal punto di vista fisico che per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico? Mi piace sottolineare, a riprova della bellezza e della forza del gruppo e della Nuoto Catania, il fatto che tu sia stato quasi una sorta di allenatore in pectore a causa di un qualche problemino che ha costretto Peppe Dato ad essere un attimo lontano dalla squadra, e questo vi fa onore. Sì, abbiamo avuto questa emergenza proprio all'inizio della preparazione, che Pepe è risultato positivo al Covid e doveva stare 2 settimane in quarantena. Noi eravamo
quotidianamente, sempre in contatto, e lui da vicino, non presente, però da vicino, sempre seguiva andamento degli allenamenti e progressi che abbiamo fatto, però sicuramente non è la stessa cosa quando c'è lui a bordo vasca e quando ci gestiamo noi. Mi stavi chiedendo A che a che punto è il punto lavoro di siamo? preparazione? Sicuramente non siamo ancora al 100%, visto l'inizio della preparazione, che era 23 di agosto. Ora siamo un mese di lavoro, quindi è già sta iniziando il campionato. Io penso che siccome prima partita giochiamo contro Brescia, che sicuramente per loro sarà un allenamento, e che noi lì non abbiamo chance di fare. Possiamo solo cercare di giocare bene. Avremo poi dopo una sosta di una settimana, e dopo questa sosta abbiamo Salerno in casa, che è sicuramente una squadra di molto, molto competitiva, che noi cercheremo di affrontare nelle migliori condizioni possibili. Come sta procedendo l'inserimento dei nuovi acquisti dei giocatori che sono arrivati durante l'ultima, sessione di mercato? Sì, nuovi acquisti sono Eschert e Generini, che sono Banicevic, anche. Eschert e Gerini, che stavo dicendo, da Messina, che sono venuti da Messina. Tra l'altro, Giovanni già ha giocato con noi, quindi per lui inserimento sicuramente non è molto traumatico, per Nicola neanche, perché parla perfettamente italiano, è da 7 anni che gioca in Italia, quindi non è un problema. Dovremmo perdere un po' di tempo, e aspettare adattamento di Banicevic, perché sicuramente la barriera linguistica, ed è prima volta che gioca in Italia, sicuramente influiscono un po' alle prestazioni, però sono fiducioso e sono contento dei miei compagni, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di gruppo. Sta andando bene, l'inserimento si può dire va come deve andare. Sabato vi attende la sfida, l'hai accennato anche tu all'inizio, in casa della N Brescia, debutto peggiore probabilmente non avreste potuto scegliere, duello con i campioni d'Italia in carica. Lo hai detto anche tu, è triste però, io non voglio dire non avete chance, però pronostico decisamente chiuso. Allora che tipo di partita ci aspettiamo, ma soprattutto quali risposte volete portare via dalla sfida con i ragazzi allenati da Bovo? No, Brescia è nel campionato scorso campione d'Italia, partecipante di Final Eight, dove sfortunatamente, perché hanno perso due loro giocatori fondamentali, non si sono espressi al massimo contro Ferencváros in semifinale. Quindi stiamo parlando di una delle squadre più forti d'Europa al momento, che sicuramente contro di noi lo vedrà come un allenamento. Noi dovremmo cercare, e stiamo andando lì con l'obiettivo di alzare ulteriormente lo stato fisico, e fare una e disputare una bella gara.
Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. L'obiettivo è quello di conquistare una salvezza più tranquilla possibile, come base per poi, consolidare il piazzamento della Nuoto Catania nell'elite della pallanuoto nazionale. Quali saranno i fattori decisivi che vi consentiranno di riuscire a conquistare il traguardo della permanenza in massima serie? Sicuramente, sarà esprimerci al meglio nei scontri decisivi contro le diretti concorrenti per la salvezza. Io sono sicuro che noi quest'anno faremo di tutto e daremo il nostro massimo perché anche i nostri ragazzi che hanno conquistato la promozione, sono più maturi, rispetto a 3 anni fa quando siamo retrocessi. Molti sono stati in quella squadra. Quindi, io sono molto fiducioso e penso che la Nuoto Catania con il suo gruppo omogeneo e con lavoro duro che stiamo facendo quotidianamente, meriterà salvezza. Quest'anno salvezza, poi in futuro sicuramente cercheremo di alzare l'asticella e puntare di qualche obiettivo più importante. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Nenad Kacar per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Nenad, grazie mille. Grazie a te, Andrea.